Amici di Bracciami Ancora, oggi siamo a Terra Nuova Bracciolini, paesino in provincia di Arezzo, siamo in Valdarno. Beh ragazzi, oggi incontriamo Maria, la regina della Fiorentina, ci preparerà una roba strepitosa e succulenta. Il consiglio è di seguirci, andiamo! Oggi giorno di mercato qui a Terra Nuova Bracciolini, quindi per andare a cercare la regina della Fiorentina mi tocca proseguire a piedi. Arrivati via Roma 66, macelleria, griglieria da Maria, la bici la lasciamo qui. Ecco qua, l'ingresso è molto carino. La vetrina, ragazzi, mamma mia, tanta roba. Andiamo, va, seguitemi. Maria, Maria, ma Maria sei te? Buongiorno. Ferma là, ferma, ferma, arrivo io. È molto intrigante, decisamente bello, ciao. Mi hanno detto, tu sei la regina della Fiorentina. Dai, quindi diciamo. Mi sono stata io, facci subito vedere come tagli, va. Buongiorno, buongiorno. Qui è tanto che arrivano i clienti. Mazza, sono arrivato proprio nel momento giusto. Certo, ero a preparare proprio le bistecche che oggi le dobbiamo cuocere. Taglia sto ben di Dio che poi voglio che mi racconti bene sto locale. Certo. Adesso, questa è una meraviglia. Bella! Questa bella ragazzina è 2,3 kg. Di carina, Fiorentina. No, perfetto. Proprio dopo. Allora, questa è, questa è una macelleria, questa è nata come una macelleria storica, ormai ha quasi 50 anni di storia, dove i clienti vengono a fare la spesa. E ci siamo trasformati più o meno da 5 anni anche in griglieria. Io sì. Però non potevo non farmi cadere l'occhio sulla cella di frollatura. Beh, perché hai messo pure questa, certo. E frolli. Sì, apprezza sì, la gente? Sì, molto. Allora, scottona di Mussina. Poi. Abbiamo anche la chiarina, quella proprio con il certificato, con il timbro a fuoco, quella proprio vera. Poi ce lo fai vedere sto timbro, certo, a fuoco? Certo, vi faccio vedere anche il timbro a fuoco. E poi ci sono delle cosette anche un po' più particolari. Allora, qui vedo c'è una bistecca galiziana Spagna, a me piacciono molto. Ah, Wagyu Giappone. C'è anche la Wagyu. C'è pure la chicca, Giappone, c'è. Sì. Se chi vuole si toglie lo sfizio. C'è stato un miliardo e mezzo di cose, da vedere che sto impazzito. Poi c'è un profumo pazzesco. Giacomo, la gente non lo vede, ma c'ha l'acquolina alla bocca che gli cola. Però io, tra le varie cose, tu fai i porcini fritti, oppure certo. La brace la tagliata ai porcini. Sì, scusa, sì, già, guarda sì, un po'. Sì. E secondo me, Maria, la chianina con i porcini ci sta bene, che penso dici? Penso che sia un bel abbinamento. Se facessimo la accoppiata? Possiamo. Come avete? Proviamo. Però mi hai detto che c'è il timbro, me lo devi far vedere sto vieni, timbro. Vieni, venite con me. Allora, intanto mentre Maria se ne va, io ragazzi non resisto. Sto mortadellone lo devo battezzare. Mamma mia, guarda qua che sgarro che io ho fatto. Non buono. No, è tutto il locale estremamente bello. Guarda, facciamoci un giro, tanto Maria sta... Questo è un altro, questa è la famosa, eccola qua, vedete, la sbriciolona, è un salame, ovviamente un salume tipico di qua, bello, 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 bello da morire, vedi tutti gli arnesi di una volta, insomma è una sorta di museo dell'agricoltura, museo della terra, molto bello, mi ricorda la casa in campagna dove andavo l'estate da mia nonna, questi per esempio sono i ferri da siero dove ci si metteva, vedi, la brace dentro e poi si stirava, comunque il locale è tutto bello, ma questo fatto che le macellerie diventano pure bracerie a me fa impazzire, secondo me è la cosa più bella che ci sia. Oh, Mari, beh, che sfilata di moda! Che sfilata di moda! Ecco a voi la regina delle bistecche. Allora, questo lombo quanto siamo? Sui 40 kg? Più o meno sì, questo è bello grosso, qui siamo intorno ai 40 kg. Allora già qua io mi metto in... aspetta, menchino di fronte alla chianina. Ok, menchino. Allora, la vera chianina deve prima di tutto avere un certificato. Questa è proprio dell'IGP, il vitellone bianco dell'Appennino centrale, deve avere poi i timbri marchiati a fuoco sopra la cotenna. Ragazzi, voi non avete idea di cosa si trova in giro. Molti vi spacciano chianina, sì. Carne che chianina non è. Non è. Questo e è poi qui abbiamo il filetto, che è la parte più pregiata della bistecca. Guardate qua che spettacolo. Questi sono i porcini che si sposeranno con la nostra Fiorentina. Maria, un attimo andata via, noi abbiamo invece Marco, lo chef. Ciao. Del locale. Ciao, bello. Allora, caro Marco, a te l'onere e l'onore di pulire e preparare. Eh certo, porcini, certo. Okay? Qui faremo due lavorazioni, prenderemo le cappelle più grandi, che poi griglieremo, poi con questi più piccolini, come okay. Vedi, sì. Che sono molto, andremo a fare una trufolata.
E qui siamo a posto. Un po' di sale, un po' di pepe e siamo già in preparazione. Veloce, rapido e dolore. Certo. Maria! Allora, lì i funghi vanno alla grande, se la cavano. Però a me, mentre guardavo io i funghi, mi è venuta voglia, mi è venuto il capriccio di assaggiare pure sta chianina frollata di cui tu mi hai parlato. Sì. Ma se ne potevo assaggiare due? Certo. Quella un po' meno frollata e quella più frollata, più spinta. Perfetto, così facciamo posso la differenza. Te posso scroccare pure questa? Certo. Vai, andiamo, capo. Andiamo a scegliere. Allora, Maria già mi stava simpatica prima, ora mi sta ancora più simpatica. Poi è simpatica e brava, ma che vuoi di più? Allora, siccome abbiamo tagliato una bistecca con il filetto, io a questo punto per fare una differenza vi farei assaggiare una bella frollata nella costola. Va bene. Questa è chianina IGP. Questa è la... sempre la chianina IGP, certo. Va bene, ok, molto volentieri. Amici di Bracemi Ancora, questi sono momenti che io amo tantissimo, quando mettiamo in confronto le carni, ok? Noi ci fermiamo un attimo e ovviamente le mettiamo a fronte camera per discutere. Allora, questa è la chianina che è stata frollata quanto, Maria? Qui siamo sopra i 3 mesi. Qui, questa è la chianina sopra i 3 mesi. Quindi 100 giorni. Più o meno, sì. Chianina frollata 100 giorni, guardatela bene. Questa invece è frollata... Qui siamo un mese e mezzo, è una carne un po' più fresca. Quindi esattamente la metà. Allora, la prima differenza... nel frattempo sono cominciati ad arrivare i nostri follower per l'assaggio. Vabbè. Allora, tornando, la prima, il bello della diretta. Allora, la prima differenza che salta all'occhio è il colore, perché sta avvenendo un processo di maturazione. Maturazione. Poi, se avete l'opportunità, annusatele queste bistecche. Ma questa sprigiona dei profumi, c'ha una roba, c'ha una personalità. Sì, okay. Come un salame fresco e un salame stagionato, esatto, più o meno siamo sui paragoni. Questa l'odore non c'è, si può dire, non sì, si offende si nessuno, sente no? Di carne fresca, ma non ha profumi, non emana dei profumi strepitosi ancora. Quindi questa è più scura, quindi la vista si accorge che una bistecca è più scura. L'olfatto si accorge che questa è una bistecca con più aromi. Sì. E poi c'è il profumo che emana in cottura, che è anche un'altra cosa strepitosa. Sì, sono completamente diverse. Allora, lei frullate bene, complimenti. Sì, nel frattempo, mentre noi chiacchieravamo, questa si è scaldata ancora un po'. Sì, ancora meglio. Più che stanno fuori, mamma più mia, che è meglio. Che profumo pazzesco. Sì, senti qua, è meraviglia. Guarda che bella, guarda, meravigliosa. Bella, bella, bella. E io? Esattamente. No, vedo l'ora di assaggiarla. C'è una magria? Andiamo. Vai, a fare fatto. Andiamo. Nel frattempo sono arrivati i nostri fan, follower, lettori, chiamiamoli come volete. Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Una cosa è certa, sono carnivori. Noi vi abbandoniamo un attimo, andiamo in cucina, ma vi posso assicurare che l'attesa sarà molto gustosa. Sì. Ah, tu ci metti il sale prima. Mettiamo un po' di sale prima in maniera che è un po' più saporita la mi carne, pare penetra un po' all'interno. Ah, pure il pepe? Un po' di pepe, ci sta bene, sì. Sul letto di brace. E questa la teniamo un po' sull'osso. Cuoce, eh? Cuoce, cuoce. La cottura di quelle due bisteccone, diciamo, è lunga. Lo chef vi manda la carbonara della macelleria, vero Maria? Carbonara, che è una carbonara particolare che trovate solo qua. Sì, è quindi una ricetta che abbiamo fatto noi, l'abbiamo proprio creata noi. Io vi inviterei a armarvi di forchetta e assaggiava. Amici di Bracemi Ancora, come nelle migliori tradizioni, noi invitiamo follower che arrivano in maniera distinta, no? Tutti educati e poi si trasformano in ti avete presente i pullman dei socialisti negli anni 80, no? Uguale, famelici come quelli. E vabbè, avete lasciato questa e io me lo magno facendo la scarpetta. Marì, là se magnano tutto, a che punto stiamo? Pronti, prontissimi. Ah, mamma mia che opera d'arte. Possiamo tagliare. Questa è quella frollata. Questa è quella frollata 100 giorni. Distacchiamo l'osso. Ragazzi, che spettacolo. Tu la porti generalmente già tagliata, no? Sì, è okay. Più comoda. Però per se te lo loro chiedono anche intera. Anche intera. Sì, sì, se vogliono la portiamo. Funghetto trifolato?
quello che abbiamo fatto prima. Perfetto. Lo mettiamo qua. Ok. Un goccetto d'olio di quello proprio locale, di Terranova Bracciolini. Su, possiamo andare. Ne viene da piangere. Adesso tagliamo questa. Che pesava 2,3 kg. 2,3 kg. Mamma mia che spettacolo, ragazzi. Guarda che meraviglia. Tu Maricco cuoci sempre su brace. Solo. Ma tu non lo fai il reverse searing? No. Non cuoci no, a forno? No. Con solo cottura tradizionale. È che è da casa, dal telefono, dal computer, no, è il profumo. Capire, è il profumo, non si sente, ragazzi. Capire. È il profumo, non si sente. Ecco qua. E Maria, su questo ci mettiamo il fungo? Ci mettiamo il fungo cotto alla brace. La capoccia del porcino proprio grigliato. Solamente la testa, sì. Questa è proprio toscana 100%, se può dire. Toscana 100%. Signori, allora, io ho la chianina frollata più di 100 no, giorni, no. Maria quella frollata circa 40 giorni. La ecco metto qua. Qua. E buon appetito, ragazzi. Grazie. Grazie. Alla guerra! Tu ti sei messa gli occhiali, hai assaggiato tutto. Il sì. Giudizio finale qual è? Io vado per questa, quella più frullata, secondo me sì. Era buona anche questa, per l'amor di Dio, tanta roba, ma questa è superiore. Andrei? Per me è frullata. Tutta la vita. Erano buonissime tutte e due, ma quella lì mi è piaciuta di più con i funghi sopra. Era... Quindi quella frollata di più ti è piaciuta di più? Sì. Benissimo. Mamma Federica, che dici? Decisamente quella più frollata. Va quella bene. Meno frullata. Benissimo. Provo la prima, anche io mi associo, era più buona. Quella più frollata era più buona. Il problema della carne vicino all'osso, sai qual è? È che con la forchetta e col coltello non si riesce, no? Quindi noi che famo? Io do te emozioni. Io do io. Lo do io? Dai, dai. Vi ringrazio. Mortacci, quanto è buona. Meravigliosa. Mamma mia che è. Ragazzi, noi vi abbiamo fatto vedere solo alcune proposte di Maria, ma in realtà il menù di sto ristorante è bello, bello gonfio. Insomma, ce n'è per tutti i carnivori. A questo punto. La carne se la siamo mangiata e l'osso se lo siamo divorato, gli altri se ne sono andati, siamo rimasti solo noi che semi meglio. Io direi che facciamo insieme il saluto. Ok, ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi. Se no dicono che tu non mangi mai. Com'è? È buona? Questa qual è? Questa è quella frollata poco. Buona. Assaggia un po' quella frollata 100 giorni. Tanto gli faccio niente. Dagliele. Meglio questa. Meglio questa, bene. Perché non dire che Giacomo non mangia, eh?